È stato confermato per il prossimo 28 febbraio a Bari la seduta del Consiglio regionale pugliese. L'ha confermato la presidente dell'Assise, Loredana Caponi, che si è anche soffermata sulla querela tra il governatore Emiliano e l'esponente politico del Terzo Polo, Azione, facente le funzioni di segretario della giunta. Nel ricostruire la dinamica dei fatti noti, la presidente ha sottolineato che l'aula è sovrana ed in aula il presidente ha chiesto di rinviare la seduta per consentire al consigliere, che durante il consiglio ha comunicato di essere assente per motivi di salute, di rispondere al suo invito e a dimettersi. Il mio impegno, dice la Capone, è e sarà sempre garanzia dell'imparzialità e del buon andamento del consiglio per il bene delle comunità pugliesi. Confido nel buon senso di tutti. La Capone aveva avuto gli incontri con i capigruppi di maggioranza prima del weekend, confermando dunque la seduta regionale per fine mese.